Buona domenica dalla TGR della Puglia. La musica popolare salentina dunque travolge Melpignano e non solo. Quasi 1 milione di telespettatori per la Notte della Taranta in diretta su Rai 3. Un concertone rivisitato e nel segno dei giovani sul palco con i super ospiti e tra il pubblico. Allora noi partiamo da qui con Vito Bruno. Una folla da stadio a Melpignano per la Notte della Taranta, più di 100.000 persone sul prato del convento degli Agostiniani per ballare la pizzica fin dal pomeriggio di ieri. Un successo dopo l'altro per i canti della tradizione popolare salentina che Sciablo, il maestro concertatore, ha trasformato in pezzi da discoteca contaminati dall'house music, dal pop e dal rap melodico. Un'altra grande esperienza musicale, quindi, grazie anche a ogni ospite di richiamo. Da Gaia, che ha cantato il suo spumeggiante Scega. Scega, scega, ma si strada, in non vale nada. Ad Angelina Mango, che ha letteralmente fatto esplodere l'entusiasmo dei fan con La Noia. Poi, dopo una lunga attesa, è arrivato anche Geolier, il re dell'urban melodico, che ha cantato in dialetto salentino. Un grande show di suoni, danza, musica e tradizione, reso possibile dall'esperienza e dalle radici artistiche dei musicisti di tutta l'orchestra della Notte della Taranta. Solidarietà unanime del mondo.